Specchio di Mary Elizabeth Braddon. Un gelido abbraccio. Era un artista. Cose come quelle accadute a lui capitano a volte agli artisti. Era tedesco. Cose come quelle accadute a lui capitano a volte ai tedeschi. Era giovane, bello, studioso, entusiasta, incline alle speculazioni metafisiche, sconsiderato, miscredente, senza cuore. E dato che era giovane e bello e sapeva esprimersi bene, era amato. Era orfano, sotto la tutela del fratello del padre morto, suo zio Wilhelm, nella cui casa era stato cresciuto fin da piccolo. E la ragazza che lo amava era sua cugina Gertrude, che lui aveva giurato di amare a sua volta. L'amava? Sì, la prima volta che lo giurò. Ma si esaurì presto quell'amore appassionato. Che sentimento logoro e squallido diventò alla fine nel cuore egoista dello studente. Ai suoi primi dorati albori, però, quando il ragazzo aveva solo 19 anni ed era appena tornata dal suo apprendistato presso un grande pittore ad Anversa, e i due passeggiavano insieme senza meta nei sobborghi più romantici della città alla luce rosata del tramonto, era un sogno bellissimo. E dunque tengono segreto il loro amore a Wilhelm, che ha la paterna ambizione di trovare alla sua unica figlia un ricco pretendente. Prospettiva fredda e triste a paragone del sogno d'amore. Così si fidanzano e fianco a fianco, mentre il sole morente e la pallida luna che sta sorgendo si dividono in cielo, lui le infila l'anello di fidanzamento al dito, bianco e affusolato, di cui conosce tanto bene la forma sottile. L'anello è particolare, un serpente d'oro massiccio con la coda che gli termina in bocca, il simbolo dell'eternità. Apparteneva a sua madre e lui lo riconoscerebbe tra mille. Se anche diventasse cieco l'indomani, riuscirebbe a individuarlo solo toccandolo. Specchio di Mary Elizabeth Braddon.